Consigliera, c'è stata la Commissione Turismo nelle ultime ore per iniziare a guardare a quello che sarà la prossima estate, una stagione particolare, l'amministrazione comunale è già al lavoro. Sì, siamo ovviamente in una fase di studio, si è tenuta lunedì e martedì si sono tenute le prime due riunioni della Commissione Turismo insieme alla Commissione Territorio, presieduta dal collega Andrea Salvati, e so che anche ieri la Commissione Attività Produttive ha proseguito sul tema stagione balneare 2020. Ripeto, siamo in una fase di studio perché si devono attendere innanzitutto i protocolli del Ministero della Salute, dal quale potremmo insomma evincere quali sono le indicazioni, soprattutto per il discorso del distanziamento sociale e i protocolli di sicurezza che si dovranno adottare. Una cosa è certa, sarà una stagione particolare, ma soprattutto una stagione che arrecherà dei problemi economici agli imprenditori. Gli imprenditori, almeno noi abbiamo ascoltato le associazioni più importanti di categoria dei balneatori, i quali sì, sono preoccupati, ma si sono comunque dichiarati disponibili, perché l'obiettivo quest'anno è quello di in qualche modo partire e avviare la stagione anche con i sacrifici, con i limiti e quindi anche prevedendo ovviamente una perdita di profitto che inevitabilmente, visto la riduzione di affluenza che molto probabilmente ci sarà, loro già prevedono. I balneatori ci hanno detto appunto che la loro principale richiesta è quella di avere un sostegno dal Comune, soprattutto per quanto riguarda lo snellimento delle procedure burocratiche. Sono quindi in studio tutte le attività e le valutazioni che il Comune sta facendo con i tecnici per capire come venire incontro a questa attività produttiva, al settore balneare come a tutte le altre. Oltre che per i balneatori c'è grande preoccupazione anche per i titolari delle attività ricettive, bar, ristoranti, che riapriranno tra l'altro tra diverse settimane, come sembra. Sì, ripeto che non sapendo quali sono effettivamente i limiti del distanziamento sociale che ci dovranno essere forniti solo dal governo, ho sentito adesso l'assessore Mauro Febo che comunque ci dice che attende anche lui le indicazioni governative, perché poi a cascata la regione darà a noi comuni le ordinanze e le indicazioni per poter dare il servizio migliore alle strutture ricettive e vedere come poterli venire incontro.